Sì, ok. Benvenuti. E innanzitutto un grazie davvero a Matteo Orfini che ha deciso di farci l'onore di venire a presentare qui il suo libro. È per me davvero un piacere. Non solo perché lo stimo e quindi anche avendo avuto l'occasione di leggere il libro condivido anche molte delle sue idee, delle sue, diciamo, preoccupazioni anche per il futuro del nostro paese, ma mi fa particolarmente piacere perché Matteo Orfini, che è il più giovane dirigente del Partito Democratico all'interno della segreteria nazionale, è la dimostrazione che il Partito Democratico il rinnovamento non lo predica, ma lo applica, dando spazio ai dirigenti, dando spazio anche ai dirigenti nei territori e nelle amministrazioni. E quindi il rinnovamento per il Partito Democratico non è una bandierina come per qualcuno. È successo anche ad Alema, quindi, come dire, mi sento molto fortunata, insomma. No, infatti, per carità, cioè, D'Alema, che tra l'altro è stato anche particolarmente efficace l'altra sera. Matteo è del 1974. Come me, peraltro, quindi abbiamo un altro elemento in comune, è responsabile cultura per il nostro partito e, come scrive nel libro, è un archeologo mancato. Lo dice lui, mancato, però aggiunge per ora. Tra l'altro è un mestiere bellissimo. Sarebbe anche troppo facile la battuta che credo abbiano già fatto. Che diciamo in questo libro ti occupi anche di recuperare, diciamo, alcuni che potremmo definire, o perlomeno che molti definiscono reperti storici. E quindi in questo libro troviamo anche un tentativo di scavare nella nostra cultura, nella nostra storia attuale, per recuperare il senso e l'attualità di questi reperti, tra virgolette, che noi invece consideriamo vivissimi, che sono sinistra, democrazia ed eguaglianza. Credo che sia importante aver voluto fissare nelle pagine una ricostruzione di questi tentativi, non tanto di queste parole, di questi importanti concetti, non tanto per cercare di arrivare ad una definizione tout court, ma proprio per cercare di rendere attuali questi concetti, perché al di là di essere delle parole che nella storia sono state interpretate in tanti modi, al di là di essere concetti che sono stati usati e gettati anche a volte l'uno contro l'altro nella battaglia politica, queste tre piccole parole sono in realtà dei segni importanti, delle entità importanti che nella storia vengono incarnate da personaggi storici, da momenti storici diversi e quindi è importante andare a cercare di capire oggi, nella nostra storia, nel nostro momento, nella nostra società, che cosa possono significare e in quali momenti e in quali personalità, in quali concetti si possono incarnare queste tre parole. Credo che in questo libro si ripercorra, ed è anche coraggioso averlo fatto, credo, con la tua età, si ripercorre la storia recente del nostro paese, con una cavalcata, diciamo, e si cercano i segni, le impronte di queste tre parole, cercando anche di capire l'essenza di questo nostro Partito Democratico, che è un partito sempre in divenire. È un partito che stiamo costruendo insieme e di cui noi orgogliosamente rivendichiamo l'appartenenza e l'aderenza ai concetti di sinistra, democrazia ed eguaglianza. Io credo che sia importante andare a trovare alcuni dei punti che vengono sottolineati in questo libro ed è proprio partendo
da alcune delle suggestioni che sono contenute in questo volume, che chiederò di intervenire ai nostri interlocutori che vi presento. Parto giustamente dalla mia sinistra, anche se proprio sinistra non è, e cioè Alessandro Altamura, che è presidente della Commissione Bilancio del Comune, che si autodefinisce naturalmente uno degli esponenti più autentici del, diciamo, della cultura più liberale all'interno del nostro partito, e quindi siamo anche curiosi di sentire come ci provocherà nella discussione di oggi. Carlo Chiama, che è assessore al lavoro della provincia di Torino, naturalmente Matteo, e alla mia destra Sergio Bisacca, che è presidente del Consiglio provinciale. Partirei proprio con Carlo Chiama, leggendo alcune righe che mi hanno particolarmente colpito e che peraltro si ritrovano e ritornano in tanti commenti di economisti che possiamo leggere. Poco a poco si sono formati due universi paralleli e non comunicanti. Da un lato una minoranza di inclusi nel processo di globalizzazione, dall'altra sterminate masse di esclusi che vivono nell'ombra. La ricchezza creata dai primi non si è ridistribuita come promesso, sgocciolando dai rami alti a quelli bassi delle società occidentali. Anzi, si è verificato il fenomeno contrario, un gigantesco riequilibrio del rapporto capitale-lavoro a danno di quest'ultimo, con un aumento senza precedenti delle diseguaglianze. Ecco Carlo, noi abbiamo visitato, ti ringrazio ancora di avermi invitato, abbiamo visitato recentemente il Centro per l'Impiego della provincia di Torino, che è una realtà straordinaria dove ogni giorno affluiscono centinaia, anzi direi migliaia di persone che sono alla ricerca del lavoro. Ecco, tanti giovani e non solo giovani sono alla ricerca del lavoro, e invece mai così poco ha avuto valore il lavoro vero e proprio, quanto invece gli investimenti e il capitale vivono un periodo di grande valorizzazione proprio a discapito dei lavoratori. Ti lascerei su questo la parola. È un temino banale, ma volevo fare una considerazione innanzitutto sul fatto che nel suo libro Matteo fa un'analisi sulla fase di transizione che si sta vivendo in questo momento, e tra il resto non è molto dissimile da quella che aveva fatto anche Stefano Fassina nel suo libro di qualche mese fa, Prima di tutto il lavoro. E d'altronde, come dire, mi sembra che ci si ritrovi abbastanza su posizioni molto simili. E alla fine l'elemento da mettere in evidenza di fondo è che quella che appunto loro chiamano neanche più una crisi, ma un cambiamento di fase a livello mondiale negli scenari economici globalizzati, è causata, cioè l'origine di questa transizione che sta creando appunto al nostro mondo, al nostro paese, ma a tutta l'Europa una situazione difficilissima. Questa situazione è causata sostanzialmente dal paradigma liberista che il mercato si autoregola, e autoregolamentandosi automaticamente, ci dicevano, avrebbe prodotto una più corretta allocazione del benessere, facendo crescere appunto sostanzialmente la qualità e le condizioni di vita di tutti. Invece non è avvenuto assolutamente questo, anzi è avvenuto il contrario. Proprio a causa della deregolamentazione si è avuto un aumento drammatico della forbice sociale. Sono numeri che conosciamo abbastanza bene tutti: l'8,5% delle famiglie italiane detiene il 40% della ricchezza, la retribuzione che ha oggi un top manager come Marchionne equivale sostanzialmente a quello che costano diverse migliaia di operai che lavorano negli stabilimenti di quell'azienda. Non era la stessa cosa quando faceva l'amministratore delegato Valletta. Ecco, era molto più ridotta la forbice. Allora, la situazione, questa drammatica situazione di sperequazione nel benessere delle persone,
con una massa di persone che sta perdendo l'inclusione sociale, che sta veramente scendendo, come dire, al di sotto della soglia di povertà, questa situazione richiede un'inversione di tendenza. Questo dà, secondo me, un grandissimo spazio alle idee di sinistra, di una sinistra moderna, dove però bisogna mettersi d'accordo su che cos'è questa modernità, su cosa vuol dire un'opzione di sinistra moderna, perché anche qui, ed è uno degli elementi che ci sono nell'analisi del libro, nel decennio, nel ventennio passato, anche a sinistra si è diffusa un'idea di modernità errata, per cui in qualche modo essere moderni significava in qualche modo andare dietro una visione liberista, e tanti errori sono stati fatti nel nostro paese come in altri paesi. Ecco, io credo che l'elemento fondamentale sia quello di riuscire a riportare al centro di una visione politica il valore del lavoro, il valore del lavoro. Anche qui voglio essere breve per lasciare spazio, perché poi vogliamo sentire Matteo, però provate solo a pensare quella che è la differenza nelle retribuzioni, no? Delle di figure lavorative che ci sono, no? Che incontriamo nella nostra vita quotidiana. Pigliamo, non lo so, gli insegnanti, no? Che hanno il compito, secondo me, assolutamente fondamentale per una società, di istruire. Io adesso ho dei bambini piccoli che vanno all'asilo e che vanno a scuola, no? Cioè gli affidiamo per 8 ore al giorno i nostri figli, li devono educare e sono pagati come un operaio, con tutto ovviamente il rispetto degli operai, no? Che fanno anche loro un lavoro importantissimo. Un medico che ci salva la vita è pagato, sì, è pagato bene, ma uno si aspetterebbe che fosse quella una delle figure assolutamente più pagate, no? Invece poi abbiamo persone di spettacolo, magari pagate dal servizio pubblico della RAI, che sono pagate centinaia, milioni di euro, e sinceramente l'utilità è tutta da dimostrare. Rimettere al centro il valore del lavoro significa anche sviluppare delle politiche per la crescita, delle politiche industriali che diano, come dire, maggior valore a quelle imprese che investono in attività che creano posti di lavoro e non sostanzialmente nella finanza. Per fare questo, chiaramente, non bastano, secondo me, le singole politiche che può mettere, no, un singolo paese in campo. La dico così: secondo me è importante che il Partito Democratico, che il centrosinistra vinca le prossime elezioni in Italia, non solo e non tanto per le politiche che potrà sviluppare all'interno del nostro paese, ma soprattutto per spostare l'asse politico a livello europeo, perché solo in una dimensione europea che si possono mettere in campo delle dinamiche che possono far ricrescere l'occupazione, dare valore al lavoro e ridistribuire quindi anche il benessere. A me verrebbero, adesso non li faccio, tanti esempi pratici di come vuol dire, di cosa può voler dire organizzare anche i servizi pubblici in un'ottica di sinistra moderna, in cui lo Stato, mantenendo quell'ambito di interesse pubblico, diventa però sempre meno soggetto diretto gestore di servizi e sempre più regolatore di politiche, mestiere molto più complesso e molto più difficile, no? Quindi con una garanzia, secondo me, ancora maggiore forse di quella che c'è oggi, dell'interesse pubblico, quindi dei diritti, ma anche con una dinamicità dell'efficacia dell'organizzazione del servizio. Però, come dire, poi semmai, se c'è tempo, farò degli esempi. Quindi questo, secondo me, dà uno spazio all'innovazione anche della proposta politica, e io credo che questo faccia sì che il nostro partito si debba rapportare sempre più in modo strutturato, sempre in modo integrato con le altre forze politiche del movimento del socialismo europeo appunto ci sono sul nostro continente. Sarebbe interessante anche, non lo faccio adesso, la relazione con il mondo, diciamo, dei credenti, perché secondo me anche qui ci sono assolutamente moltissimi spazi di integrazione, di condivisione
di questi scenari. Voglio fare un'ultima battuta sul tema del rinnovamento, no? Che è anche un tema toccato ampiamente nel libro. Mentre stavo venendo sentivo a Radio Radicale un pezzo dell'intervento di Matteo Renzi, no? del rottamatore. Beh, io penso che il rinnovamento si pratica, non si predica, e credo che se noi ci guardiamo un po' intorno nel nostro partito, vediamo che in realtà c'è già, a partire dalla segreteria nazionale, ma in tutte le strutture e anche spesso nelle amministrazioni, c'è già una nuova leva che si sta appunto manifestando come classe dirigente, e credo che senza fare tante parole bisogna semplicemente che andiamo avanti nel nostro lavoro per produrre quell'innovazione politica che ci può far vincere le elezioni. A me è sembrato che in questo libro ci sia una reazione, anche a tratti persino nervosa, direi, rispetto al fatto che in questi anni la sinistra, il centrosinistra abbia subito dei processi e poi in fondo abbia anche finito col subire dei concetti. E quindi pensiamo per esempio all'ubriacatura che abbiamo avuto sulla precarietà, che avrebbe dovuto liberare immensi posti di lavoro, per cui alla fine anche noi stessi nelle nostre riunioni abbiamo di fatto bevuto questo concetto, salvo poi farne anche esperienza diretta e quindi capire che forse non è esattamente la cosa migliore. E in particolare devo dire la nostra generazione è stata la prima a farne le spese. E però ce la ricordiamo tutti l'ubriacatura, e noi stessi abbiamo come partiti del centrosinistra subito assolutamente il fatto che se il lavoratore è più insicuro, in qualche modo l'impresa può star meglio e quindi offrire più posti di lavoro. Un assioma che invece abbiamo visto essere drammaticamente contraddetto dalla realtà. E quindi in questa reazione un po', appunto, ripeto, nervosa ma anche insieme orgogliosa, d'altra parte anche il titolo è piuttosto assertivo, quindi con le nostre parole, queste sono le nostre parole, riprendiamoci le nostre parole, e alla fine cerchiamo di capire che le parole degli altri non sempre sono le migliori, anzi le nostre, che abbiamo a volte messo in soffitta troppo in fretta, possono essere utili e debbono tornare a essere protagoniste del nostro linguaggio. Ecco, un altro tema su cui abbiamo subito è il famoso dibattito su cui anche lo stesso PD si è imperniato, ed è il dibattito partito leggero, partito pesante. Qui forse il discorso è un po' più complicato, perché in effetti noi diciamo che vogliamo un partito pesante, diciamo che vogliamo un partito di strutture e non teorizziamo il partito leggero, però io stessa, e parlo anche dall'esperienza di segretaria provinciale che sto facendo in questi giorni, mi chiedo se questo modello che diciamo ci piace sia poi però anche effettivamente realizzabile nella società di oggi. C'è una parte, insomma, in cui tu parli di questo, dici: è l'epoca dei partiti leggeri, liquidi, che privatizzano quel rapporto affidandone la gestione a sondaggisti di fiducia. Qui naturalmente non siamo noi, perché noi, i nostri sondaggisti sono i nostri iscritti, sono i nostri militanti, che sono la nostra ossatura, sono la nostra carne, il nostro sangue, ma sicuramente anche il nostro partito su questo tema del radicamento, qui a Torino siamo in grado di organizzare eventi, ci siamo, esistiamo, però certo dobbiamo domandarci come poter davvero rafforzare questo radicamento che, a mio modo di vedere, seppur c'è, non è sufficiente e non è come quello che potremmo raggiungere. Basti pensare agli elettori che vengono a votare le nostre primarie, anche quando sono le primarie del PD, sono decine di migliaia, i nostri iscritti non sono altrettanto. E qui c'è una tua nota sul fatto che appunto la politica venga privatizzata, quindi i partiti finiscono col delegare ai propri dirigenti
la manutenzione, diciamo, dei rapporti con la società civile e con gli elettori. La rinuncia ad un vero radicamento sociale, dici, ha alimentato la convinzione che per vincere fosse sufficiente smussare gli spigoli e nascondere le differenze. Il conflitto non è previsto dai partiti acchiappatutto, protagonisti di una società immaginaria popolata da individui le cui aspirazioni sarebbero identiche. Ecco, io chiedo a Sergio Bisacca, e poi chiederò anche a te, se secondo te anche il PD ogni tanto rischia di essere un partito acchiappatutto che non sempre riesce a mettere in evidenza i punti forti nel timore di colpire le nostre diverse identità interne. Sergio. Grazie. Parto dalla coda di Carlo, perché stavo facendo i calcoli, mi sa che sono più vecchio di lui, io faccio la figura del rottamato qui dentro da questo punto di vista. No, prima di rispondere, prima di entrare nel merito, io mi prendo 2 minuti solo per una sorta di giudizio complessivo, perché è giusto prendere frasi di Matteo, però lui li colloca da questo punto di vista in un ragionamento più complessivo. E ti do la mia prima sensazione, parto dal presupposto che non ci conosciamo, condivido l'analisi, condivido la scelta riformista, io sono per l'usato sicuro, anche con qualche problema. Però nella lettura c'è sempre un tema di pancia, e a un certo punto, finito di leggere, sono rimasto un po' lì. Ho detto, c'è qualcosa, c'è un ingrediente che non manca. E allora mi sono rivisto gli ingredienti. Dissento da te, il linguaggio usato da Matteo è un linguaggio moderato. Moderato nei termini, nel noi abbiamo vissuto 17 anni, 18 anni con Berlusconi, e abbiamo avuto un linguaggio di contrapposizione. Non è vero che non c'era il conflitto di interesse, ma c'era il conflitto del linguaggio. Abbiamo avuto per 17-18 anni una politica guidata dal centrodestra di serio scontro di carattere verbale, a cui la sinistra e il centrosinistra ha risposto spesso con un altrettanto linguaggio di plastica, anche nella condizione di quando abbiamo fatto nascere il PD. Quel linguaggio non aiuta la politica, perché è evidente che quel linguaggio, in qualche modo, ritorno alla parola linguaggio che tu usi, sei nella condizione in qualche modo che quando tutti urlano la politica non ha più la possibilità di trovare lo spazio di mediazione. Matteo non usa questo linguaggio, anzi fa una cosa tradizionale con un linguaggio di carattere moderato, usa, è anche semplice, nel senso che pur avendolo, mi permetto, pur usando citazioni, c'è molti che scrivono con citazioni tanto per farsi belli. A me già mi sei piaciuto per il fatto che non solo citi Togliatti, ma ricollochi da questo punto di vista uno dei passaggi, diciamo, storici di pensiero più importanti, come quello del rapporto in Parlamento tra Stato e Chiesa nella chiusura. Eppure non basta, fai l'analisi internazionale, fai la critica tradizionale partendo, arrivando dal PD, ma collocandolo in un quadro internazionale, eppure manca qualcosa. Ma non manca Matteo, io poi mi sono reso conto alla fine che cosa manca, manca proprio perché tu parti da un'analisi complessiva. Oggi la crisi è una crisi di carattere generale, è una crisi che in qualche modo imporrebbe la possibilità anche delle soluzioni di carattere riformista, tradizionale dell'Occidente, collocate in un alveo di pensiero che in qualche modo deve essere innovato, ma non per l'Italia, generalmente. Faccio un esempio, che è chiaro che tutti stanno parlando, anche tu lo fai nel tuo libro, oggi la crisi è una crisi che parte dalla finanza. Noi abbiamo superato nel millennio l'idea del conflitto tra capitale e lavoro. Poi ti accorgi che oggi quel tema del controllo dei mezzi di produzione non è più il controllo dei mezzi di produzione, perché oggi la finanza è una finanza che in qualche modo condiziona contemporaneamente la politica. E le soluzioni, e di fatto, mentre prima nel rapporto capitale tradizionale, del capitale e mondo del lavoro, comunque il capitale era rappresentato dal padrone, e poi il riformismo l'ha applicato. A oggi questa cosa è una cosa diventata pericolosa, perché nella globalizzazione questo tema dovrebbe in qualche modo fare sì che ci fossero delle innovazioni su questo tema. La crisi che stiamo vivendo in questa fase, ma anche le manovre che fa l'Italia, sono tutte manovre che sono a breve. Noi abbiamo vissuto una periodo del breve non qui in Italia, dappertutto.
E quindi il liberismo che tu descrivi con molta precisione è un liberismo che ha anche seminato principio. Questo principio ha contaminato la sinistra, perché quando tu applichi l'economia del breve risultato alla politica, gli effetti non solo sono nazionali, ma questo fenomeno, un fenomeno di carattere internazionale, alla fine si capisce che in una condizione generale in cui noi avremmo dovuto esportare la democrazia in Occidente, in Italia un po' peggio, questa democrazia stenta ad avere in qualche modo non solo un appeal all'esterno, da un punto di vista del pensiero. Allora, che cosa dico io? C'è una sinistra che è alla ricerca dell'Arab Phoenician, che non può solo rispondere con un riformismo del breve, e quindi deve collocare la possibilità, che non può dare Matteo, ma francamente non possiamo nemmeno dare noi, di collocare da un punto della vista della visione, del perché ci si batte per un'idea, quali sono i nuovi valori che a oggi senza un quadro generale manca. E alla fine qual è il problema? Che nelle soluzioni che dai giustamente sono tradizionali, sono quelle che io sottoscrivo, sono quelle che mi piacciono dire a breve io sottoscrivo l'usato sicuro, sapendo che con la macchina usata comunque non andiamo da nessuna parte lo stesso. Se devo scegliere tra la plastica della destra o la plastica di sinistra, scelgo l'usato sicuro, ma l'usato dobbiamo sapere che è una condizione di carattere transitorio. Quindi giustamente io scelgo Bersani, scelgo il PD in questa fase, ma se non c'è una sinistra, non l'ha fatto Obama, che su questi temi rimette insieme un pensiero di un mondo che è diventato globalizzato, questo tema rischia di essere di poco appeal e duriamo pochissimo. Vengo al passaggio da questo punto, io poi ne ho letto ancora uno più interessante, ognuno lo vede poi dal suo punto, io ho visto un passaggio, io sono presidente del Consiglio Provinciale, tutti hanno visto, lui non interviene sulle province, però fa un ragionamento che non è molto lontano da questo, no? Quando parla della chiusura delle province non entra nel merito, ma dice, è un po' curioso, e lo usa per dire in fondo la politica ha perso peso, è un po' curioso che oggi questo tema, puoi essere a favore o contro le province, nasca da questo punto di vista con una decisione del Parlamento che non decide autonomamente di modificare la Costituzione, di modificare le leggi perché lo ritiene, ma che decide a seguito di una lettera della BCE di chiudere questo aspetto. E se lo chiede lui, io mi sono chiesto perché i parlamentari non sono lo chiesti, ma il fatto che solo per questo vuol dire c'è qualcuno che ci mette del pensiero, lui non dice se è giusto chiudere. Attenzione, in questi anni anche la sinistra, soprattutto la sinistra, ha chiuso gli spazi di autonomia, come se il voto fosse diventato in qualche modo un elemento di difficoltà. L'altro tema è la personalizzazione, anche questo tema della personalizzazione non è nazionale, ma noi l'abbiamo esasperato, perché in qualche modo siamo stati nella condizione, vale soprattutto per la prima nascita del PD, che in fondo nella costruzione di Veltroni, lo dico con chiarezza, ha scelto il modello anglosassone, perché di questo si tratta, anche se lì i partiti hanno degli anticorpi, ma in contemporanea la personalizzazione della politica è molto elevata, pensando che da questo punto di vista la politica perdesse gli elementi di carattere di mediazione. Allora, io penso che senza aspettare che la sinistra mondiale definisca qualche visione, è evidente che noi abbiamo l'obbligo di svangare il quotidiano. Dovremmo però applicare alcuni valori che evitino che noi ragioniamo sul breve. Vale per la riforma dei partiti, vale per la riforma della legge elettorale, con un atteggiamento che sia un po' meno di chiusura e sia più a premiare l'innovazione. Le condizioni per far questo ci sono, bisogna capire che da questo punto di vista gli spazi che oggi sono di democrazia in qualche modo vanno salvaguardati. E oggi il Partito Democratico, non vedo solo un elemento, io sono a metà del guado quindi rottamato, tra rottamazione, ma c'è una necessità invece, che è vero stato il vero limite oggi di questo nostro percorso, che oggi come si configurano le decisioni all'interno di un partito sono in qualche modo diventate oscure, dalla scelta della rappresentanza ma anche dalla scelta delle linee politiche. Io si è fatta molta contestazione, si è parlato molto di Grillo, ma attenzione, oppure dell'antipolitica, ma attenzione, oggi la politica si sta manifestando anche con caratteristiche diverse. Paradossalmente è molto più democratico, per chi ha visto l'esperienza dei pirati in Germania, il fatto che comunque lì avvenga un dibattito e sia trasparente il metodo di decisione. Allora, se noi vogliamo ridare fiato a questo partito che ha le caratteristiche di configurarsi ancora come l'elemento di partito per la gestione
non solo del potere, ma per la gestione della democrazia e dei rapporti anche tra classi sociali, noi dobbiamo essere nella condizione di in qualche modo riformare noi stessi, anche se siamo partiti da poco tempo. Lo spazio va fatto garantendo che noi, quando facciamo la legge elettorale, ma facciamo anche i nostri statuti o facciamo la riforma della politica, possiamo pensare di guardare non solo al breve, ma in qualche modo con una prospettiva un po' più ampia del risultato che avremo tra qualche giorno. È evidente che la scelta di personalizzazione della politica, anche per il nostro partito, non aiuta questo percorso. E naturalmente un dirigente del PD che scrive un libro parlando di politica non può non incappare anche nel tema delle primarie, perché naturalmente il Partito Democratico si è immediatamente caratterizzato per l'utilizzo di questo strumento, anzi ha finito per diventarne anche un elemento, nonostante tutto, identitario. E naturalmente stiamo parlando di nuovo di primarie, anche in questi giorni, in queste settimane, perché sapete, Bersani ha lanciato il guanto di sfida e quindi a novembre ci saranno le primarie, ancora in una data ancora da stabilire, ma la campagna ormai è iniziata. E certo anche le primarie comunque fanno in alcuni casi un favore a questo processo di grande personalizzazione comunque della politica a cui accennavo prima. E tu dici, sempre parlando del ruolo del partito e del ruolo del partito in relazione anche alle primarie, dici: altro che primarie, è già qui. Se la nostra missione fosse solo quella di montare gazebo, ci converrebbe aprire un'agenzia di service. Ma i partiti non possono limitarsi a essere solo una forma e devono essere anche una forza, che non può venire dal loro radicamento, che non può che venire dal loro radicamento nel paese, dalla costruzione di un blocco sociale aggregato intorno a un progetto di cambiamento. E invece in questi anni cupi siamo riusciti, almeno in alcune parti del paese, a privatizzare persino questo, affidando il rapporto diretto con gli italiani alla rete di conoscenze, se non addirittura di clientele, dei notabili locali. Ecco, in questo momento stiamo anche parlando di sistema elettorale e il Partito Democratico ha anche pronunciato un proprio parere contrario verso un sistema legato alle preferenze. Io immagino che sia, e io condivido, che sia proprio per evitare che ci sia ancora di più una delega in bianco poi alla fine a questi che tu chiami notabili, che in alcuni casi possono davvero rischiare alla fine di detenere il monopolio con partiti sempre più deboli. E quindi io condivido il fatto che il nostro partito si sia impegnato nella ricerca di un sistema elettorale che possa compendiare la necessità che i cittadini si esprimano, ma con anche la necessità che i partiti possano aggregare e organizzare la proposta politica. Ecco, Alessandro, io credo che avere un partito ci renda tutti più forti, ci renda tutti più in grado di rappresentare i nostri cittadini, proprio perché anche gli eletti nel loro compito non sono da soli. Credo che questo sia importante, immagino che tutti coloro che si trovino a ricoprire come te un ruolo istituzionale anche importante, tu per esempio sei presidente di una commissione in una città che sta attraversando anche difficoltà, perché con i vincoli e i tagli è un ruolo davvero complicato. Ecco, io credo, voglio credere che avere un gruppo forte e un partito forte alle tue spalle faccia sì che il lavoro già complesso sia un po' più semplice. Grazie Paola, ma tanto la provocazione la faccio io a Matteo, perché anch'io mi sono illuminato d'immenso per quella frasetta, altro che primarie, perché immaginare la privatizzazione della politica attraverso un pezzo di lavoro che è stato fatto, devo dire, bene, quel libro, anche con vivacità, e si sente, a differenza di quanto ha detto
Bisacca si sente invece anche della rabbia, molto ben trattenuta, però c'è un qualcosa che manca, ma manca anche a chi l'ha scritto. A mio parere forse serviva un punto interrogativo sulle parole che stiamo usando, perché così come le vogliamo declinare, almeno in questo cerco di fare, non il bastian contrario, però una voce del partito che non può essere sicuramente, come ha detto Paola, omologabile alle famiglie storiche che hanno generato questo nostro partito, in cui fra l'altro io credo fortissimamente, di cui fra l'altro sono anche vice segretario regionale, quindi credo che l'impegno in prima fila anche come dirigente di questo partito mi mette in condizione di avere spesso anche una responsabilità in più a chi oggi ovviamente si sente più sereno perché appartiene comunque a una famiglia. Quindi tu declini le parole di una famiglia fondamentalmente, in cui tutti noi però ci riconosciamo. Per quanto mi riguarda la famiglia è la democrazia, è evidente. È altrettanto vero che il tema della privatizzazione della politica e dei meccanismi che fra Prima e Seconda Repubblica hanno creato questi presupposti sono meccanismi che, dispiace doverlo ammettere perché ancora una volta ci ritroviamo a dire le stesse cose, però sicuramente la discesa in campo di Silvio Berlusconi ha aumentato in modo esponenziale lo scimmiottamento del sistema anglosassone, la polarizzazione delle due forze politiche principali, l'antagonismo e la violenza. Pensate solamente ieri un attentato in Libia, ucciso un ambasciatore americano, e il giorno stesso lo sfidante repubblicano della campagna elettorale a Obama sferra un attacco ferocissimo quando lo stesso Parlamento americano e lo stesso Congresso dice in questo momento dobbiamo essere tutti uniti. Quindi lo scontro ideologico, che in Italia non è stato ideologico, è stato di poteri forti. Io forse in questo libro sento un po' la mancanza di una discussione che da liberal democratico, e lì richiamo Paola quando mi definisce liberale, liberal democratico non va confuso né con liberista né con neoliberista, soprattutto perché è il reganismo che ha creato certi presupposti perché negli Stati Uniti si definissero politiche contro il lavoro, contro il welfare, contro lo Stato sociale, che da noi sono inimmaginabili ancora adesso e lo sono state per fortuna anche con Berlusconi al governo. Poiché in Italia ci sia una destrutturazione dei corpi sociali intermedi sempre più forte, un altro tema che nel libro non compare, su cui forse un'approfondita riflessione, io immagino che tu, mentre continuerai a occuparti anche degli studi di archeologia, e mi auguro con un successo che hai avuto fino adesso e anche oltre, ma dovrai occuparti anche di scrivere un secondo libro che continuerà a seguire questa vicenda, perché a me piacerebbe parlare del futuro. Allora, il libro mette alcuni presupposti e fa intravedere una speranza sicuramente molto, molto labile. Ecco, quello che io ho notato, e sicuramente mi riconosco nella preoccupazione, che non è pessimismo, ma il fatto di definire una famiglia a cui noi apparteniamo, a cui tu ti senti di appartenere, per di più tu sei del 74, io sono del 62, io faccio l'amministratore locale da 15 anni, ho fatto 5 anni prima di questo ultimo ruolo l'assessore alle attività produttive in una città difficile come la nostra, so perfettamente cosa vuol dire affrontare la politica con un idealismo sicuramente grande e con una grande passione, perché nel libro questo traspare. Non mi riconosco ovviamente in tutte le parti che ridisegnano la storia del Partito Democratico, ritengo che alcuni errori gravi sono stati fatti, ritengo che si debba anche riconoscere un ruolo in questo paese a alcuni esponenti che non potevano essere tout court definiti del Partito Democratico, penso a Carlo Azeglio Ciampi, penso a chi ci ha portati in Europa facendoci pagare anche un prezzo importante anche a livello sociale, penso a Romano Prodi, forse troppo facilmente liquidato anche da una definizione concettuale che non riesce a dividere il DNA della sinistra, perché il libro si intitola Sinistra, Democrazia, Eguaglianza. Se noi dovessimo veramente declinare, se io e te volessimo declinare queste tre parole, troveremmo delle gravi difficoltà già sulla prima parola, perché qual è la nostra sinistra? La nostra sinistra è quella che si richiama ai valori storici, allora anch'io per un secondo faccio l'archeologo e dico che
non ci sono solo le grandi tradizioni ex comunisti e democristiane, ma c'è anche una grande tradizione socialista in questo partito, liberal-democratica, riformista, anche laica e cattolica, anche ambientalista, se vogliamo ricordare anche storie più recenti. E se dovessimo prendere come spunto la battuta che ha fatto Bisacca, io direi che Renzi oggi non ne rappresenta. Che cosa rappresenta Matteo Renzi? Io ho ascoltato Ballarò 2 giorni fa, ho avuto modo quindi di sentire ancora proprio l'ultima evoluzione. Io non credo che insultare gli avversari funzioni. Noi abbiamo avuto una dimostrazione evidente che per 20 anni abbiamo insultato Berlusconi e molto probabilmente colui che tornerà in campo per il centrodestra sarà ancora Berlusconi. Senza primarie, ma con un partito privatizzato. Quindi, quando tu parli di privatizzazione della politica, beh, io credo che nel passaggio dalla prima alla seconda Repubblica ciò che dobbiamo in qualche modo dismettere come modello, in qualche modo anche antropologico a cui ispirarci, è la personalizzazione degli stessi simboli della politica. Oggi soltanto il Partito Democratico ha nel suo simbolo il nome stesso di Partito Democratico, tutti gli altri hanno il nome, compreso Grillo, hanno il nome del leader. E tutto questo ha generato sicuramente una situazione in cui la partita vera è diventata una partita fatta spesso di poteri forti. E anche qui nel libro si sottovaluta un aspetto: quanto oggi sia forte e pesante l'intervento dei media, dei giornali, tutti, più o meno schierati di partito e non, a favore o contro qualcuno. Guardate, io al congresso, lo sanno quasi tutti, qui ero schierato contro Bersani, io ero schierato a sostenere Dario Franceschini, se sono vice segretario o comunque ricopro un ruolo di direzione di questo partito, lo ricopro perché ho perso un congresso, ma ho riconosciuto la vittoria di un segretario che ho sostenuto e che continuo a sostenere. Io credo che la logica delle primarie, su questo ha ragione Paola, è una logica che ha bisogno di regole, altrimenti ci stiamo prendendo in giro. Allora io adesso per 2 minuti mi tolgo la giacca da vice segretario, mi tolgo la giacca da consigliere comunale, amministratore pubblico, provo a fare il cittadino e mi chiedo, e chiedo anche a voi, ma è possibile che un partito che rischia di morire di democrazia ogni 2 o 3 anni si debba rimettere in discussione semplicemente perché qualcuno, sicuramente all'interno del partito meno di quanto avvenga fuori, decide che è il momento di provare a cambiare o provare a proporre un'alternativa, qualunque essa sia? Io credo che delle regole, non dico sul modello anglosassone, poi alla fine sappiamo che in America vota il 51% degli elettori americani, però chi vince governa, chi perde riconosce la vittoria a colui che ha vinto. Da noi si continua a fare campagna elettorale ogni giorno, paralizzando le risoluzioni dei problemi, creando i presupposti, questi sono più gravi di tutti, quelli del lavoro, mai come in questo momento noi abbiamo una crisi di occupazione terrificante, un prodotto interno lordo che sta crollando. Stamattina il Financial Times cita e pontifica solamente il nome di Mario Draghi, ci sarà probabilmente anche un motivo. Io non sono certo un difensore della tecnocrazia o dei banchieri, però anche a Monti noi dovremo iniziare, altrimenti non capirei proprio perché lo stiamo sostenendo, e mi dispiace che Fassina sia stato aggredito e ancora anche contestato recentemente anche la festa FIOM, perché al di là della facciata di Airaudo che ha zittito i presenti, io credo che il tema del lavoro non possa essere affrontato solamente sulla base dei rapporti di forza o dello scontro, perché è evidente che un problema come la Fiat a livello locale e nazionale sarà sempre più grande quando tutte le volte che si muovono in Italia hanno dalle 140 alle 150 cause in un luogo specifico e possono usare questo strumentalmente per decidere di delocalizzare. Abbiamo anche un tema che non è soltanto la crisi del mercato, la crisi del segmento delle auto, che oggi è internazionale, mondiale, solo a Volkswagen in questo momento sta tenendo, e anche l'operazione che stanno cercando di fare con Citroën potrebbe costare molto cara. Tutte le altre aggregazioni sono in difficoltà, i segmenti si vede chiaramente che stanno crollando. Allora io mi chiedo, chiedo a voi, questo è un partito che si rimette continuamente in discussione, dove Bersani ha vinto un congresso e oggi si rimette in discussione con il rischio di operazioni di entrismo politico che hanno dimostrato come, e concludo, quando Paola parla di qualità degli amministratori, bene, noi non siamo capaci di parlare degli amministratori locali.
della nostra grande qualità di amministratori locali, anzi noi siamo stati così bravi come partito a creare i presupposti perché nelle grandi città, se escludiamo forse Torino, siamo riusciti a perdere dappertutto proprio perché siamo riusciti a candidare tanti amministratori locali del Partito Democratico. Allora Milano, allora Napoli, allora Palermo, allora Cuneo, allora Genova e potrei andare avanti. La domanda che mi faccio è: questa la vera democrazia? Se il primo partito che dovrebbe governare rischierà probabilmente di mettere anche in difficoltà il candidato Bersani come probabilmente premier di questo prossimo consiglio, e io mi auguro che sia così e che ci sia una coalizione in cui non togliamo e mettiamo ogni giorno un cappello diverso, perché anche Vendola che sottoscrive con Rifondazione, Di Pietro un referendum sull'articolo 18 mette già evidentemente la dinamite sotto una possibile alleanza di governo. Allora su queste domande credo che la gente oggi voglia avere delle risposte, perché il tema vero sarà se riusciamo a governare per 5 anni o se andiamo a casa dopo 2. Matteo, mi ha molto colpito che all'inizio del tuo libro, quando descrivi quel soccombere culturale nei confronti del liberismo, a un certo punto citi la Caritas in Veritate di Benedetto XVI, definendola una solitaria, quasi solitaria eccezione che non ha mai smesso di manifestare la propria preoccupazione e l'esigenza di, apre le virgolette, una nuova e approfondita riflessione sul senso dell'economia e dei suoi fini, nonché una revisione profonda e lungimirante del modello di sviluppo per correggerne le disfunzioni e le distorsioni. Ecco, in un libro che è intriso di orgoglio di appartenere a una storia e a una cultura di sinistra, tu citi la Caritas in Veritate come un esempio solitario di critica in un momento in cui effettivamente anche la sinistra e il centro-sinistra non sempre è stato in grado di opporre un controcanto. Ecco, ti faccio una domanda che naturalmente è una domanda retorica, ma che in una fase come questa in cui abbiamo un governo tecnico, una fase come questa in cui molti ci dicono che il nostro partito deve praticamente assumere in toto la cosiddetta agenda Monti, come se noi non avessimo una nostra agenda. Ecco, io ti chiedo se ha un futuro una sinistra e un centrosinistra che in questo quadro sociale, economico e culturale soprattutto, che ritorni finalmente a parlare, come dici tu, con le nostre parole e non con le parole degli altri. Buonasera innanzitutto e grazie a Paola, al Partito di Torino, per questa occasione, a tutti voi che diciamo avete persino letto il libro in una fase in cui di solito insomma, si usa presentare i libri senza averli letti, invece non è così. E no, ma capita, nel senso, non farò i nomi, ma potrei raccontare diversi esempi. Sì, è ineccepibile. No, io credo che questa che noi stiamo vivendo è prima di tutto una crisi di modelli di pensiero, cioè quello che sta avvenendo meno è quell'idea che ha governato gli ultimi 30 anni per cui della politica non ci fosse più bisogno. Sarebbe stato sufficiente affidarsi al mercato e questo avrebbe automaticamente risolto tutti i problemi. C'è un pezzo che io cito quasi all'inizio del libro, a cui tengo molto perché non l'ho scritto io e quindi è molto più serio delle parti che ho scritto io, che è il racconto che fa John Cassidy in un libro molto bello che si chiama Come crollano i mercati, che ha 700 pagine di libro, quindi fate prima a leggere il mio, che c'è anche le citazioni fondamentali rispetto a quell'altro, meno faticoso, però è molto bello, in cui lui racconta l'audizione che fa Greenspan di fronte al Parlamento americano, che è impressionante. Greenspan, ex capo della Fed, uomo più potente del mondo, persino più potente di fatto del Presidente degli Stati Uniti d'America, dopo la prima parte della crisi, l'esplosione della bolla immobiliare, i mutui subprime, eccetera, viene convocato dal Congresso americano e di fatto interrogato da quello che conduce la danza dell'audizione. È un parlamentare democratico che si chiama Waxman, che è uno di quelli cattivi, insomma abbastanza aggressivo,
e che chiede conto a Greenspan dei suoi errori, cioè del fatto che invece di mettere in campo le misure che sarebbero servite a prevenire il rischio della creazione di una bolla immobiliare e poi dell'esplosione della bolla e della crisi che stava trascinando nell'incertezza tutto il mondo, aveva fatto esattamente le cose che servivano a favorire la crisi. E Greenspan all'inizio cerca di non rispondere, ma poi, incalzato da questo che è cattivo, allarga le braccia e dice: in realtà evidentemente c'era un errore nella mia ideologia. Lui usa esattamente la parola ideologia, perché poi la verità è anche questa: noi abbiamo teorizzato che eravamo appunto nella fase del mondo post-ideologica, che non c'erano più ideologie, in realtà anche la fine delle ideologie era un'ideologia. E lui dice appunto: la mia ideologia era sbagliata, quello che io ho creduto vero e infallibile per 40 anni non ha funzionato, non ho ancora capito cosa sia successo, ma sono sconvolto, non sono in grado di dare una risposta. Siccome credo, insomma, dalla lettura si capisce che Greenspan era sincero, cioè non è neanche che ci stava provando, anche perché se uno ci prova trova una linea difensiva un po' più efficace di questa di solito, in quello spaesamento c'è lo stato dell'Occidente, cioè la situazione in cui noi ci siamo trovati di fronte alla crisi. Cioè, crollate tutte le certezze e quella visione del mondo che avevamo anche noi, anche se appunto l'avevamo mutuata da un pensiero di destra, però insomma alla fine era diventata egemone nella società occidentale, nelle elite occidentali nel loro complesso. Di fronte al crollo di quelle certezze ci siamo trovati sprovvisti di un pensiero alternativo, di una visione da contrapporre. Ora, questo sarebbe persino positivo, nel senso che il crollo di quelle certezze aprirebbe la possibilità di immaginare una via d'uscita un po' più progressiva a questa crisi. Non fosse che quelle idee e quelle medicine, che sono quelle ricette che sono state la causa della crisi, vengono ancora oggi somministrate come medicina alla malattia che hanno fatto esplodere. Ma quando dico fino ad oggi, dico oggi, nel senso che questa mattina il Presidente del Consiglio, in una delle sue uscite infelici, che purtroppo sono sempre di più ultimamente, ha dichiarato che lo Statuto dei lavoratori, purtroppo, nonostante fosse nel momento della sua ideazione, ovviamente chi l'ha pensato era animato da ottimi intenzioni, purtroppo ha finito per diventare una delle cause della non creazione di posti di lavoro. Ora, questa cosa qui, che è una sciocchezza, e noi la dobbiamo chiamare col suo nome perché è una sciocchezza che nel mondo non sostiene quasi più nessuno, nel senso che il fatto che non ci sia alcuna connessione tra la facilità di licenziare, tra la riduzione dei diritti e la creazione di posti di lavoro, lo dicono le statistiche del Fondo Monetario Internazionale, tutti. Ormai. È solo che in realtà in un pezzo delle elite occidentali, non solo della politica, ovviamente Monti non viene dalla politica, quel modo di pensare, quella visione del mondo, quella Weltanschauung, avremmo detto una volta, sono ancora come dire, radicate e difficili da superare. Io cito un altro libro che è molto meno insomma, importante di quello di Cassidy, anche più piccolo, quindi è più leggibile, l'hanno tradotto in italiano adesso, io me lo sono dovuto leggere in inglese, che è di uno studioso australiano che insegna negli Stati Uniti, che è molto divertente, cioè, ha avuto la genialità di inventarsi un titolo che nella vita è una cosa abbastanza importante, e ha intitolato questo libro L'economia degli zombie, perché idee morte camminano ancora tra noi. Ha una copertina stupenda perché è, diciamo, una specie di manifesto di un B-movie in cui, non so, c'è scritto trickle down economics, e c'è l'economia dello sgocciolamento, che è quella, la teoria liberista secondo cui anche se la ricchezza si accumula appunto nella parte alta della società non è un problema, perché poi sgocciola giù, e lì c'è un muro con il sangue che sgocciola come nei film degli orrori, oppure privatizzazioni, e c'è una mano dello zombie che esce dalla terra con i soldi nelle mani, insomma modo fantasioso, però che racconta effettivamente la situazione in cui noi ci troviamo, cioè delle cose che hanno dimostrato il loro fallimento vivono ancora tra noi, ancora sono, come dire, prese a modello per scegliere le ricette di politica economica che noi stiamo applicando nel tentativo di arginare la crisi. Pensate alla Grecia, io cito sempre la Grecia perché poi uno non si rende conto di cosa sta accadendo a pochi chilometri da qui. Quando si è scoperto il buco nei conti di quel paese,
per coprirlo e risolvere il problema bastavano 40 miliardi di euro o 50 secondo le stime più pessimistiche. L'Europa ha deciso di non darle alla Grecia perché bisognava punire il governo greco, che già non c'era più, per aver truccato i conti, e dare quelle risorse avrebbe dato il cattivo esempio a tutti, perché tutti avrebbero pensato: allora possiamo truccare i conti, tanto poi arriva l'Europa. L'effetto di quella scelta demenziale è che oggi, a qualche anno di distanza, noi alla Grecia abbiamo dato molto di più e quindi la crisi greca è costata molto di più, ma soprattutto che in cambio delle risorse che gli abbiamo dato abbiamo imposto a quel paese dei piani allucinanti che lo hanno messo in ginocchio e che lo hanno mandato in una recessione inimmaginabile. Se uno fa lo sforzo di guardarsi i resoconti della cronaca dei giornali della Grecia di queste settimane, il racconto è impressionante. I bambini che svengono a scuola perché non hanno il latte da con cui fare colazione la mattina e quindi vanno a scuola e neanche riescono a stare seduti sui banchi. Cioè, questo vuol dire l'effetto concreto di quelle politiche. E anche qui dicono giustamente, diciamo tutti, che in Italia c'è un problema specifico. Noi dobbiamo ridurre il debito pubblico, non possiamo andare avanti come stiamo andando, tutto vero. Dopodiché l'effetto concreto di 4 anni di politiche di austerità in Europa e in Italia è che il debito pubblico europeo ed italiano è aumentato, perché così non funziona, non sta funzionando perché facciamo sacrifici, tagliamo tutto, riduciamo tutto quello che si può ridurre e anche spesso quello che non si dovrebbe e non si potrebbe ridurre, e però smettiamo di crescere, andiamo in recessione e quindi non basta mai perché serve sempre di più. Allora il punto di fondo di tutta questa discussione è: fino a dove dobbiamo arrivare per fermarci e per capire che c'è bisogno di inventarsi qualcosa di diverso? Allora, io credo che noi siamo ben oltre quel punto e che questo paese e l'intera Europa sta pagando un prezzo altissimo alla nostra difficoltà di pensare qualcosa di diverso. E il tentativo che, insomma, nelle battaglie di questi mesi, nel lavoro che sta facendo Bersani come segretario del partito, quello che qualcuno di noi sta cercando di dire in giro, motivo per cui io, Fassina, altri proviamo persino a scrivere dei libri, è esattamente questo: cercare di rompere quell'idea che c'è una sola soluzione possibile ai problemi ed è quella delle tecnocrazie europee, che non è vero, perché se avessimo fatto diversamente avremmo fatto meglio. Questo è il punto di fondo, che è ancora così difficile da far passare in un paese come il nostro, anche in ragione del fatto che noi siamo in un paese in cui il circuito, questo è vero, il circuito dell'informazione, che risponde a un sistema del tutto peculiare di organizzazione del capitalismo italiano e dei poteri reali di questo paese, fa fatica, diciamo, ad aggiornare le proprie categorie, le proprie bibliografie, le proprie letture, ma soprattutto ad accettare l'idea che cambiare davvero questo paese significa anche rimettere in discussione quegli equilibri di potere, perché se questo paese oggi ha bisogno di modernizzarsi davvero, di accettare la sfida della competizione sulla qualità, significa che, diciamo, quel sistema di capitalismo italiano ingessato, corporativo, con poca voglia di... Noi negli anni della crescita, è vero, adesso c'è la crisi ed è difficile chiederlo, però negli anni della crescita, quando la ricchezza c'era, la differenza tra le imprese italiane e le imprese europee è che le imprese italiane hanno investito molto meno delle imprese europee. Questo è il dato drammatico del sistema industriale di questo paese, perché noi negli anni in cui dovevamo puntare su noi stessi e crescere, abbiamo invece, ci siamo chiusi in noi stessi, perché un sistema industriale non ha avuto il coraggio di investire e quindi di rimanere al passo coi concorrenti e quindi di puntare sulla qualità e sulla innovazione, e il paese non li ha aiutati a farlo, perché noi non abbiamo neanche preso in considerazione l'ipotesi che ci fossero delle politiche industriali, che ci fossero delle politiche di sostegno, che il ruolo della politica fosse esattamente quello di mettersi ad aiutare le imprese, il proprio, e ovviamente il lavoro, ma in questo caso parliamo di imprese, a fare meglio il proprio mestiere, perché eravamo schiavi di quella tesi per cui la politica non si doveva occupare di economia, cosa che abbiamo teorizzato. Quando in questi giorni commentatori importanti sul Corriere della Sera, rivolti a me, a Fassina, scrivono: bisognerebbe far vedere ai cosiddetti giovani turchi il congresso e la convention di Obama, appena è apparsa la foto di Marchionne è scattata l'applauso. Grazie al cavolo,
la differenza tra l'Italia e gli Stati Uniti è che quando c'è stata la crisi dell'industria dell'auto, lì c'era Obama e qui c'era Berlusconi, e Obama ha detto: io ci metto una paccata di soldi sopra per consentire a Marchionne di venire qua a salvare la Chrysler. Mentre noi stavamo nella stessa situazione, il governo italiano non aveva un ministro dello sviluppo economico, perché c'era Scajola che si era dimesso perché si era, appunto, a sua insaputa fatto regalare una casa e quindi, diciamo, aveva ritenuto giustamente di lasciar stare per 4 mesi, appunto stava a casa giustamente a godersi il regalo. Per 4 mesi noi siamo stati senza un ministro dello sviluppo economico, perché nelle beghe interne del PDL non riusciva a nominarlo. Poi l'hanno nominato e ci hanno messo Romani, che ovviamente non si occupava di queste cose, ma di garantire le frequenze per Mediaset e quant'altro. E quindi quel ruolo vacante lo svolgeva l'ottimo Sacconi, che la cui idea di politica industriale era aiutare la Fiat a dividere i lavoratori. Cioè, questo era il contributo che il governo italiano ha dato a quella difficilissima discussione che anche tra di noi abbiamo avuto. Perché io penso che la sfida di come un paese come il nostro si mette, diciamo, accetta la sfida di convincere una multinazionale, quale che sia, a investire in Italia nonostante tutto e a rimanere in Italia, è una sfida che noi abbiamo il dovere di accettare, mettendo in discussione tutto, perché è troppo importante. Però deve essere quello che noi dobbiamo chiedere in cambio al sistema industriale di questo paese, è di accettare insieme a noi la sfida e quindi di puntare a competere sulla qualità e sull'innovazione, e non sulla riduzione dei costi, sulla compressione dei diritti. Poi si può discutere persino, diciamo, di come aiutare la contrattazione aziendale, possiamo discutere di tutto, però il punto di partenza deve essere quello. La Volkswagen va meglio perché, diciamo, ha saputo prima di altri capire che la sfida si faceva sulla qualità e aggredire i mercati esteri. La Volkswagen va meglio di altri perché vende le macchine in Cina, cosa che noi facciamo una grandissima fatica a fare, perché ha capito che quelli erano i mercati che si aprivano e ci ha investito sopra. Allora, questo io sono convinto che si possa fare solo se c'è un paese che sostiene un sistema industriale, e quindi noi questo dobbiamo tornare a casa, tornare a fare, ed è quello che per tanti anni abbiamo smesso di fare, contribuendo a indebolire il mondo del lavoro, il mondo dell'impresa, il sistema industriale di questo paese. Appunto, quindi, dicevo, riappropriarci dell'idea che non c'è una sola via possibile per risolvere i problemi, per uscire da questa crisi, esattamente come ridiscutere l'idea che la modernità che noi stiamo vivendo sia l'unica possibile. Perché guardate, il tema di quale sia oggi la sede reale della sovranità è una grandissima questione democratica. Dire democrazia oggi non sappiamo più nemmeno cosa significa. Perché nel momento in cui il governatore della Banca Centrale Europea o della Fed americana è di fatto colui che assume decisioni molto più importanti di quelle che vengono assunte in qualunque Parlamento democraticamente eletto dal popolo, c'è un problema democratico. Il che non vuol dire che quelle decisioni siano sbagliate, a volte lo sono anche, ma che c'è un tema di come noi ricostruiamo le condizioni della democrazia reale, che oggi non, è fragile, perché appunto noi siamo perfettamente consapevoli che non è più in quei luoghi dove si dovrebbe decidere che si prendono le decisioni vere. E se appunto siamo al paradosso per cui la BCE, cioè un istituto tecnico non eletto da nessuno, può permettersi di dettare a un paese, non dico dei vincoli economici, che è giusto, ma addirittura una riforma costituzionale come l'abolizione delle province, a prescindere dal fatto che sia giusto o sbagliata. Poi io penso che su questa discussione delle province, anche qui un giorno dovremmo farla serenamente, perché noi di fatto, quando festeggiamo l'abolizione delle province, stiamo, visto come è stata fatta, festeggiando l'abolizione del diritto di voto e basta, perché tutto il resto resta. Allora, il fatto che un paese possa festeggiare, ritenere un evento progressivo per la democrazia e il benessere del paese l'abolizione del diritto di voto, a me un po' preoccupa su dove siamo arrivati. Ma comunque, questa la facciamo un'altra volta. Credo che noi dobbiamo appunto porla questa questione,
e che uno degli obiettivi che la sinistra europea si debba dare è ricostruire le condizioni della governità, della sovranità e della democrazia, che significa fare più Europa, significa portare a compimento quel processo di unificazione che è rimasto appeso, ed è una delle grandi responsabilità che noi abbiamo, perché quando si è fatta l'Europa, su 15 paesi dell'Unione 13 li governavamo noi, e però abbiamo accettato che l'Europa fosse solo una moneta. Non c'è dubbio che c'è stato un merito straordinario di quelle classi dirigenti, a cominciare da Ciampi e da Prodi, e questo non c'è ombra di dubbio, perché lo sforzo che è stato fatto per raggiungere l'euro è stato uno sforzo straordinario, ma a prescindere dallo sforzo, che poi è stato uno sforzo dei cittadini italiani che hanno pagato, la capacità di quella classe dirigente di trasmettere l'importanza di quello sforzo e di quella missione, cioè la prima volta che si è fatto uno sforzo gigantesco senza una protesta in questo paese è successo per entrare nell'euro. E però, mentre questo è un grandissimo merito, è anche una grandissima responsabilità, perché noi abbiamo riposto tutti quanti nell'Europa un'enorme speranza, e il giorno dopo l'Europa è diventata quella che pone vincoli che spesso appaiono incomprensibili, anche se sono giusti, e che è rimasta appunto solo una moneta e un mercato. E questa fu una scelta politica che era dettata da quell'impostazione, cioè l'idea che sì, certo, c'erano degli squilibri in Europa, c'erano i paesi più deboli e i paesi più forti, però non bisognava intervenire per ridurre gli squilibri, ma sarebbe stato sufficiente creare il mercato unico europeo, perché poi quegli squilibri si sarebbero risolti. Invece non è andata così. L'effetto è stato che i più forti ci hanno guadagnato e sono rimasti molto più forti, e i più deboli sono sprofondati. I vizi della Grecia sono l'altra faccia delle virtù della Germania, e le due cose stanno insieme. Allora, o noi ripartiamo anche da qui, cioè dall'idea che questa forma della democrazia ha bisogno di una pesante opera politica per ritornare a ridare ai cittadini il potere di prendere in mano le decisioni importanti, e di comunque di controllare e di definire quello che si decide, e che non è assolutamente detto che la forma moderna della politica debba essere quella della destrutturazione dei partiti, dei corpi intermedi, dei sindacati, cioè che l'idea di aver accettato la tesi della modernità liquida, in cui non c'era più bisogno dell'aggregazione interna alla società in base agli interessi che uno rappresenta, è stato uno dei grandi difetti. Certo, il Partito Democratico è nato sull'idea del partito acchiappatutto, cioè su un'idea, secondo me, sbagliata, che nella società tutti vogliono la stessa cosa e ci sono solo modi diversi per raggiungerla, che è una scemenza, perché il precario sfigato che magari è laureato e specializzato e deve lavorare in un call center per campare non vuole la stessa cosa della multinazionale che quel call center gestisce e amministra. È abbastanza evidente. E che tanto più aumenta la crisi, tanto più riemerge il tema del conflitto interno alla società, che certo noi dobbiamo comporre, però dobbiamo riconoscere, dobbiamo vedere che c'è, e dobbiamo capire che un partito è appunto prima di tutto una parte della società a cui tu devi dare rappresentanza, organizzazione, e cercare di, come dire, portarla a crescere. Io credo che questo sia uno degli errori che noi abbiamo fatto al momento della fondazione del Partito Democratico e ci ha reso deboli, cioè l'idea che la pluralità degli interessi nella società noi la potessimo risolvere candidando delle figurine che ci facevano fare poi delle figuracce, cioè mettendo l'imprenditore che rappresentava il mondo dell'impresa, il precario che faceva il precario, cioè non ha funzionato chiaramente. Non ha funzionato perché tutte quelle cose non potevano stare insieme, perché Calearo e Boccuzzi non potevano stare insieme. Non funziona. Allora, o noi ripartiamo da quell'idea antica per cui appunto il partito è una parte, si fa con qualcuno ma anche contro qualcuno. Questo è il nodo di fondo. E quindi ricostruiamo in qualche modo il radicamento del Partito Democratico nella società italiana, partendo da quella parte che noi vogliamo rappresentare, che è quella, Bersani dice sempre, se si guarda la società con gli occhi dei più deboli la si vede meglio, e ha perfettamente ragione. Dico anche che in un momento in cui i più deboli sono la stragrande maggioranza del paese conviene anche rispetto, diciamo, al risultato elettorale, ma comunque l'avremmo dovuto fare a prescindere dalle convenienze, perché quella è la ragione storica della sinistra,
e devo dire di tutte le sinistre nella loro pluralità storica anche in Italia, comunque il tema è sempre stato quello di cercare di far star meglio chi sta peggio. Credo che anche qui, ed è forse la parte più dolorosa della riflessione che noi dobbiamo fare, se guardiamo l'Italia di oggi, dobbiamo anche guardare appunto al nostro passato e fare i conti col nostro passato e coi nostri errori, perché cioè sì, certo, ci sono state tante cose positive, però il mondo di oggi parla anche delle mancanze dei governi di centrosinistra quando ci siamo stati noi. Ora, io non credo che noi abbiamo liquidato Prodi, credo che però troppo presto, credo che quell'esperienza sia per due volte stata liquidata il giorno dopo dagli elettori. Ora, a me dispiace, tra l'altro, diciamo, nel piccolo davo anche un contributo al secondo governo Prodi, e però in democrazia, quando il giorno dopo la fine di un'esperienza di governo per due volte vince la parte avversa, tra l'altro vince la parte avversa riciclando sempre Berlusconi, possiamo dire tutto, però dobbiamo anche misurare l'inadeguatezza di quell'esperienza di governo, per mille ragioni, la maggioranza, litigio, tutto quello che c'è e che abbiamo detto tante volte, però anche perché forse gli italiani dopo tanto tempo avevano riposto in noi la speranza che quei governi cambiassero il paese, invece si sono limitati a governarlo, tradendo un po' quell'ansia di cambiamento che c'era nel paese. Noi siamo stati degli straordinari amministratori del paese, ma non siamo stati una vera e propria forza di cambiamento. Io, guardate, faccio sempre, io nel secondo governo Prodi ero a Palazzo Chigi con D'Alema e il capo di gabinetto nostro era Mauro Masi, poi salito alle cronache come direttore generale a Rai. Il capo di gabinetto di Pietro già era Fortunato, poi capo di gabinetto di Tremonti. Cioè quei governi rimasero prigionieri di un patto con l'establishment che ne ha snaturato la forza di cambiamento. Alla fine si vede anche da queste piccole cose, su molti aspetti su cui noi avremmo dovuto fare un po' di più non siamo riusciti, oltre al dato drammatico di aver scelto di inserire alcune riforme che erano importanti. Io penso che Treu abbia fatto bene a inserire la flessibilità nel mercato del lavoro, però contestualmente tu avevi bisogno di fare anche altro, di adeguare il welfare, di mettere in campo le politiche industriali che obbligassero, spingessero il sistema delle piccole e medie imprese di questo paese ad aver bisogno di lavoro di qualità, e quindi mentre dicevamo studiate dovevamo aiutare le imprese a avere bisogno di quelli che sì erano flessibili ma preparati, e non l'abbiamo fatto. Non aver fatto questo ed aver inserito la flessibilità ha trasformato la flessibilità in precarietà. Allora, o noi queste cose, con tutto il carico di dolore che comporta oggi, le vediamo, come dobbiamo riconoscere che nel momento in cui questa deriva nel mondo veniva avanti, l'unica voce che la metteva in discussione era quella della Chiesa, e lo dice uno non credente come me. Cioè, quando noi andiamo a cercarci nella Caritas in Veritate un punto di riferimento, non lo facciamo, come è stato detto, per una banale ragione di opportunismo politico, ma perché c'è solo quello. Cioè, perché se uno guarda alla produzione degli ultimi 20 anni, lì ci sono le uniche cose che si possono prendere appunto di riferimento, e questo la dice lunga su quello che è stata la sinistra europea. Guardate, se uno si rilegge oggi il manifesto della Terza Via, di cui io ero un convintissimo sostenitore nel 98, Blair Schroeder, quello dice che la sinistra deve ripartire dalla centralità dell'impresa, e quella deve essere il punto di riferimento. Ora, io che sono uno di quelli che pensa che noi dobbiamo mettere a disposizione delle imprese tutto il necessario per competere, però noi siamo in un paese in cui la Costituzione stabilisce la centralità del lavoro. Noi siamo una Repubblica fondata sul lavoro, che riconosce la libertà dell'impresa, non una Repubblica fondata sull'impresa. Cioè, l'aver accettato quell'inversione lì, culturale e politica, è stata una delle ragioni per cui poi noi abbiamo costruito il mondo che abbiamo oggi. Allora, o lo riconosciamo oggi, oppure facciamo fatica a parlare a quel pezzo di società che non c'è più, che non vota più noi,
e che però, come dire, non vota nemmeno Grillo, che non vota più, che si sente escluso dalla cittadinanza di questo paese. E poi sono persone che, appunto, per quelli della nostra generazione sono quelli che andavano a scuola con noi, cioè ognuno di noi li conosce, chi sono quelli che non ci credono più. Ed è assurdo che non ci credano più, perché magari militavano con noi nelle organizzazioni giovanili dei partiti. Allora questo ci deve insomma convincere a fare anche quello sforzo di riflessione sul nostro passato, seppur doloroso, e a farlo serenamente. Ora a me dispiace, so che lo ha fatto anche qui, ormai Rosy Bindi fa ogni sera 20 minuti insolente, insomma, prendendosela con me per aver fatto questo ragionamento, sostenendo che è una mancanza di rispetto. Io non credo sia una mancanza di rispetto, penso sia una riflessione politica. A me piacerebbe, e mi dispiace che non lo abbia fatto nessuno dei protagonisti di quell'esperienza di governo, che a queste riflessioni si rispondesse difendendosi se non le si condivide, cercando di spiegarmi perché non è vero che è stato un errore fare la flessibilità senza riformare il welfare. E però invece non sento risposte di questo tipo. E mi dispiace, perché siccome non sono uno di quelli che ritiene che si debbano rottamare tutti, penso che però, onde evitare di andare su quelle posizioni, noi avremmo bisogno di un ragionamento di verità sulla nostra storia, in cui ognuno, sì certo, difende la sua storia, però discute con chi quella storia mette in discussione. E su questo noi potremmo misurare il rinnovamento. E chiudo su questo argomento, perché io non ho sentito, ero in treno, stavo venendo a Torino, il discorso di Renzi, ho letto le agenzie e, come dire, ho trovato confermato quello che supponevo. Cioè oggi Renzi si propone legittimamente, è un filone che c'è nella sinistra europea, come il prosecutore di quelle politiche lì, cioè come uno che dice la terza via 20 anni dopo, che va benissimo, però mentre va bene non si può raccontare questa come la vera innovazione, perché appunto, diciamo, semmai è fare 20 anni dopo quello che la sinistra europea ha fatto 20 anni fa, nel momento in cui tutto il mondo riconosce che quelle impostazioni forse non erano le migliori per affrontare il futuro. Allora, facendo così, a me pare si sia più simili all'ultimo di quella generazione che si vorrebbe rottamare che al primo di una generazione che pensa un progetto nuovo per il futuro. Credo che se questo tipo di discussione emergerà, sarà molto più facile capire su quali opzioni stiamo discutendo, evitare che le primarie diventino l'ennesima competizione tra leadership plebiscitaria che non fa bene al paese, ma diventino una serena e bella discussione politica nel paese, esattamente come avviene in tutta Europa. Perché su questo filone, su questa frattura, si è discusso al congresso del Labour in Inghilterra, lì tra l'altro, diciamo una cosa all'italiana, erano due fratelli che si contendevano la leadership, i due fratelli Miliband. Su questo si sono fatte le primarie del Partito Socialista francese, su questo Obama vinse le primarie negli Stati Uniti contro Hillary Clinton. Continuità o discontinuità con quell'impianto? Ora, in Italia stiamo facendo la stessa cosa, c'è Bersani che dice discontinuità, più attenzione al mondo del lavoro, politiche industriali, sviluppo, e chi come Renzi dice liberismo è di sinistra, l'articolo 18 è la coperta di Linus delle nostre preoccupazioni, non me ne frega niente parlarne, noi abbiamo sbagliato perché non abbiamo fatto fino in fondo quelle politiche liberiste che servirebbero all'economia italiana per ripartire. Allora, se questa è la discussione, è chiaro, almeno dal mio punto di vista, qual è il rinnovamento e quale non lo è. Ma soprattutto, e chiudo davvero, mi è chiaro anche come finirà. Perché in Inghilterra ha vinto il Miliband della discontinuità. In Francia ha vinto Hollande, che ha aperto la sua campagna elettorale dicendo non il liberismo è di sinistra, ma dicendo il mio nemico non si candiderà mai alle elezioni, è la grande finanza che ci governa tutti. E negli Stati Uniti non ha vinto la Clinton, ma ha vinto Obama. E se oggi nel mondo c'è una speranza di invertire la drammatica situazione in cui siamo, è esattamente perché quella è la linea che ha vinto. E allora credo che anche questo paese saprà essere all'altezza della sfida che abbiamo di fronte e saprà premiare il progetto che Pierluigi Bersani sta mettendo in campo in questi anni e che è l'unica speranza per portare il paese fuori dalla crisi. Grazie.